uno splendore di iniziative. Piazza della Vittoria, un grazie all'amministrazione regionale, naturalmente alla Camera di Commercio, un bellissimo spettacolo che si ripete con frequenza o dopo le 16 in Piazza della Vittoria, con una bellissima proiezione dove si parla naturalmente dei sapori, colori, di perle di storia del nostro territorio. Questa proiezione sulla facciata della chiesa che appunto domina Piazza della Vittoria, ma abbiamo anche le casette di Natale, la pista di ghiaccio, un bellissimo albero donato peraltro dalla Guardia di Finanza, un albero che doveva essere abbattuto, tagliato, invece abbiamo prolungato la vita per la gioia di tante famiglie, soprattutto di tanti bambini. Un dicembre goriziano ricco di presenze, Gorizia a ottobre segna un più 20% di presenze straniere, più 11% di presenze in generale. Cioè, una città che si sta preparando con determinazione e tenacia a questo importante appuntamento Go 2025. Oggi abbiamo inaugurato questo meraviglioso albero di Natale in questa bellissima piazza. Insomma, regione, comune, associazioni di categoria, tutte assieme per farsi preparare pronti per accogliere tantissime persone in quel grande appuntamento che sarà Go 2025. La Camera di Commercio quest'anno ha voluto organizzare un dicembre goriziano mettendo assieme una parte di tradizione, il mercatino di Natale con le casette, 10 casette costruite, posizionate qui grazie all'intervento dei terziari e Confcommercio, miscelando questo con una parte veramente innovativa. Attraverso l'intelligenza artificiale abbiamo illuminato e animato la facciata della chiesa di Sant'Ignazio, una bellissima chiesa barocca che parla a tutta la cittadinanza, raccontando la storia dell'ordine dei Gesuiti, delle suore Orsoline e della città di Gorizia. Questo ci prepara a Gorizia 2025, è il primo passo che ci porterà in 3 anni a organizzare un Natale veramente favoloso. Terziaria ha realizzato questo il primo mercatino di Natale a Gorizia con 10 casette di legno che espongono dei prodotti di altissima qualità. E in più ha voluto anche fare una prima nazionale su una proiezione di videomapping sulla chiesa di Sant'Ignazio. Le casette saranno aperte dal 14 dicembre al 24 dicembre, mentre le proiezioni di videomapping saranno fino al 7 gennaio 2024. Ce ne saranno 5 proiezioni al giorno, una in lingua italiana, slovena, italiana, slovena, e chiudiamo con l'italiano e con un augurio per il futuro del 2025 con Gorizia, capitale della cultura.